videoarte, sperimentazioni contemporanee, il fulcro della seconda edizione di Ibrida, il Festival delle Arti Intermediali, fino al 6 maggio a Forlì. Giovanna Greco. Lavoriamo appunto con il nostro corpo e rielaboriamo attraverso il mezzo del video. Davide Mastrangelo e Francesca Leoni sono due videoartisti, organizzano a Forlì Ibrida, Festival delle Arti Intermediali, giunto alla seconda edizione. Una tre giorni per parlare di videoarte con proiezioni e spettacoli live. Anche gli studenti del liceo classico a Palazzo Romagnoli ad ascoltare, esperti del settore. Ci sarà il registro a Cosimo Terlizzi, alla Fabbrica delle Candele, tra venerdì e sabato si alterneranno una ventina di artisti visivi selezionati dal critico Piero De Giovanni. Sulla scena italiana 600 nomi, settore che cresce, tanto che l'Università di Bologna nel 2006 ha creato un annuario della videoarte italiana. Si produce parecchia videoarte, ci sono molti festival anche internazionali, diciamo che forse il mercato è un po' restio ancora a comprare il video. E con l'avvento delle piattaforme digitali anche il linguaggio cambia. Da 10 anni in qua la digitalizzazione di tutti i segnali analogici è completa. Abbiamo il computer che è una sorta di metamedium e si lavora solo col software sostanzialmente, quindi grande perizia nell'utilizzo del software.